siamo in una forte partnership con il gruppo Leonardo per quanto riguarda il Tempest. Ci consideriamo i leader del Tempest in Italia. Abbiamo uno stabilimento dedicato al Tempest in Abruzzo con due mega camere perfettamente organizzate per poter lavorare con tutte le componenti, diciamo, della difesa, e non solo, perché supportiamo anche le nostre forze sempre con il Tempest, quindi abbattimento del segnale elettromagnetico in emissione, per non essere ovviamente tracciati. Abbiamo fatto anche delle esperienze di campo per l'abbattimento sempre dell'elettromagnetismo, per esempio su dei sistemi d'arma, senza dire per chi. E l'altra cosa importante, supportiamo le nostre forze di peacekeeping sempre con oggetti Tempest in Kosovo, in Niger e in Libano. Quello che noi facciamo non è soltanto questo, ma Loris Ciferni, che poi tra parentesi è anche un po' l'interfaccia tecnologica di R&D del nostro Tempest, ovviamente sempre in concerto con le autorità deputate, perché sapete bene che Tempest è un'attività che si può fare solo con paesi NATO senza avere nessuna, diciamo, attività esterna alla NATO. Lascio la parola a Loris e buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io mi chiamo Loris Ciferni, lavoro in Digital Platforms e mi occupo di Tempest principalmente, oltre a fare anche progettazione hardware e firmware di apparati. E, diciamo che il Tempest, immagino che molti di voi siano già edotti in merito, ma giusto per dirlo in concetti abbastanza semplici, fa capo a quella, chiamiamola, disciplina molto complessa peraltro, che consente di ottenere degli apparati che possano trattare informazioni classificate, quindi informazioni che sono soggette a un certo livello, grado di riservatezza, perché non è possibile utilizzare per esempio un qualunque PC acquistato qualunque ipermercato per trattare informazioni, diciamo, sensibili, barra classificate. Noi presso il sito di Tortoreto abbiamo la parte hardware della cyber, che sarebbe proprio la parte Tempest, dove esattamente noi abbiamo la nostra struttura. La struttura è costituita, qui c'è una piccola raffigurazione con due edifici, uno fa capo alla presenza nei sotterranei del laboratorio Tempest. Il laboratorio Tempest è un laboratorio che abbiamo omologato presso la NATO, quindi noi siamo menzionati presso i siti della NATO, ovviamente pubblici, come laboratorio accreditato dall'autorità nazionale e dalla NATO stessa. E ci sono due camere Tempest con relativa strumentazione, si parla di poco meno di 2 milioni di euro di strumentazione, e in questo laboratorio, ad accesso riservatissimo, conduciamo studi sulla fisica dell'elettromagnetismo degli apparati che dovranno diventare di tipo Tempest. Il Tempest suddivide l'importanza, chiamiamola così, degli apparati in tre livelli: livello A, livello B, livello C. Il livello A è il più sicuro, il livello B è l'intermedio, il livello C è, diciamo, quello meno sicuro, ma comunque garante della riservatezza dei dati.
come si scelgono, diciamo, le adeguatezze del livello in funzione di quello che si deve trattare, esiste sempre nell'ambito del Tempest, è regolamentato da un'apposita normativa, esiste una procedura che si chiama zoning, che consente di definire che livello di tempestizzazione deve avere un apparato che tratti dati classificati per quel sito, e viene generalmente trattato nella SDIP 28, questo tipo di metodologia. SDIP 27, 28 e 29 sono le normative di riferimento per la progettazione barra omologazione barra installazione di apparati Tempest e reti classificate. E all'interno di questo laboratorio quindi noi andiamo ad ascoltare, diciamo, mi tengo con un linguaggio abbastanza comune per cercare di arrivare a tutti, andiamo ad ascoltare le emissioni elettromagnetiche degli apparati che sono candidati a diventare trattatori di informazioni classificate. E lo facciamo attraverso antenne, attraverso ricevitori, attraverso oscilloscopi, attraverso software che consentono di rasterizzare quello che viene intercettato. Praticamente noi quello che dobbiamo fare è metterci il cappello della spia e fare sì che l'apparato che dobbiamo presentare all'autorità, poi parliamo di questo aspetto, sia un apparato che è impenetrabile secondo quello che dice la normativa di riferimento. È ovvio che deve esistere un criterio di valutazione, che è quello che applica poi l'autorità, e noi dobbiamo rispettare quello. Quindi quello che noi dobbiamo fare è metterci dal lato della spia e fare in modo di intercettare attraverso indagini elettromagnetiche e condotte sulle linee di alimentazione, quindi sono principalmente di due tipi, cercare di intercettare l'informazione che viene trattata da quell'apparato che deve essere sottoposto a omologazione e che quindi andrà a trattare informazioni classificate. Un esempio banale può essere che io posso vedere da un'altra stanza quello che è scritto nel monitor di quella stanza che sta a fianco, oppure posso ascoltare, no, quello che viene detto, ok? Questo perché attraverso emissioni elettromagnetiche dell'apparato che tratta quelle informazioni io le posso andare a captare con un'opportuna strumentazione, visionare e o ascoltare. E questo è bene. Quindi quello che bisogna fare è evitare tutto questo. Pertanto bisogna progettare gli apparati in maniera tale, no, che siano elettromagneticamente silenti dal punto di vista delle intercettazioni. Va bene? Quindi questo è un po' quello di cui si occupa il Tempest, e lo facciamo in quei laboratori che vi ho detto che stanno nei nostri interrati dell'edificio A. Nell'edificio B abbiamo la parte di produzione, perché il Tempest, si dice spesso fra gli addetti ai lavori, è una cosa di famiglia, nel senso che è una cosa che deve rimanere circoscritta, d'accordo? E quindi io non posso far fare, ma anche per questioni normative, non posso far fare un apparato Tempest lontano da dove l'ho progettato. Cioè, il sito che voi vedete è un sito che è soggetto, no, ad una certificazione di NOS industriale, d'accordo? Cioè noi abbiamo dovuto installare, abbiamo dovuto prendere opportune precauzioni di sicurezza, e dentro questa frase c'è proprio tanta roba in termini di sicurezza, essere ispezionati dall'autorità e dal NIC al fine di poter ricevere l'autorizzazione
al trattamento, alla logistica, allo spostamento e alla manipolazione di apparati classificati, perché altrimenti non è che apparati classificati possano stare dovunque. Cioè, quelli sono tutti matricolati e devono essere tutti registrati presso l'autorità e devono stare in un posto sicuro. Noi abbiamo i ferriate, abbiamo delle camere, abbiamo mega sistemi di allarme, eccetera, eccetera. Quindi, Doris, noi siamo una delle 20 aziende dei 28 paesi della NATO che sono certificate come Tempest Manufacturing per la NATO tutta, quindi diciamo queste misure sono abbastanza di normalità, anche se vi sembrano eccessive, ma sono di normalità. Sì, è vero, questo noi siamo soggetti ad ispezioni sia dell'autorità che eventualmente della NATO direttamente, quindi dobbiamo per forza essere in regola, ma soprattutto dobbiamo essere in regola. E quindi è indispensabile che nell'edificio a fianco che vedete, che peraltro è collegato sia sopra terra che sottoterra, noi andiamo a realizzare quello che poi diventerà un apparato Tempest pronto per il mercato e per trattare informazioni classificate. Vabbè, abbiamo una ricerca e sviluppo. La ricerca e sviluppo parte dal concept, quindi parte dai requisiti o di gara o del committente. Se l'apparato è un apparato che si trova in commercio già, quindi è un COTS, partiamo direttamente dal COTS per poi studiarne l'eventuale tempestizzazione in funzione di uno dei 3 livelli di sicurezza che vengono richiesti. L'ufficio tecnico fa capo a, o meglio, ha come obiettivo quello di generare il primo prototipo, peraltro industrializzabile, perché altrimenti possibile poi procedere con l'eventuale produzione, quindi il primo prototipo, sempre su suggerimento di R&D, che sia tempestizzabile, e quindi è quel prototipo che ci consente di fare quell'attività di misura, di scouting, e di renderlo il più possibile immune alle intercettazioni. Siamo laboratorio Tempest NATO, l'ho detto, e poi c'è la parte produttiva che prende l'output della ricerca e sviluppo, e qual è praticamente diciamo il cosiddetto bill of material, è l'elenco degli articoli che servono per fare il prodotto Tempest, le specifiche di lavorazione del prodotto, e poi la produzione gode del supporto dell'ufficio tecnico che ha messo a punto il prototipo nei primissimi momenti dell'avvio produttivo, perché deve istruire esattamente i colleghi della produzione nella manifattura, nell'assemblaggio e nella realizzazione del prodotto finito. E ci tengo a dirlo questo, che può sembrare banale, ma nel Tempest se viene abitata male una vite, oppure se viene messa male, installata male una precauzione che va a schermare delle onde elettromagnetiche, e il prodotto che ne viene fuori spiffera, tra virgolette, cioè emette laddove noi avevamo detto che installato come deve essere non avrebbe emesso, e quindi l'attività di produzione è un'attività che deve essere assolutamente accurata, guidata e instradata, tanto che alla fine noi implementiamo sul 10% generalmente della produzione, alle volte prendiamo tutto il lotto, e implementiamo una misura finale attraverso le short tempest procedures per vedere se veramente quello che è stato fatto rispetta quelli che erano i canoni di produzione che venivano fuori, no, dalle nostre ricerche all'interno del canone scheda. Andiamo avanti. Qui ho voluto raccogliere in una slide sola una parte dei prodotti che facciamo, perché altrimenti venivano fuori tante slide, non era il caso. Parliamo comunque sia di alcuni esempi di quello che abbiamo tempestizzato, tempestizziamo,
come vedete sono apparati sicuramente di office automation, no? Dai portatili ai desktop, ai server, agli switch, ai router, alle stampanti, ai telefoni, telefoni IP e non, videoconferenze, abbiamo videoconferenze classe A, B e C. Ci sono, diciamo, anche videoproiettori, qualunque apparato che sia votato a trattare per voce o per dato informazione classificata deve diventare e quindi qualunque cosa ci arrivi noi ci dobbiamo cimentare, diciamo, per tempestizzare. Questo si può, o meglio, questo induce a concludere quanto segue. L'attività di tempestizzazione di un apparato è un'attività sartoriale. Cioè, se io ho tempestizzato oggi il modello XYZ di PC, se domani mi arriva il modello XYZT di PC, io lo devo ritempestizzare. Non posso usare l'omologa di quell'apparato, di quel modello. Quando un apparato Tempest viene omologato, il che significa, dall'autorità, il che significa che può essere immesso sul mercato, no, in forma sicura per le informazioni classificate che deve trattare, questa omologa fa capo ad una configurazione hardware, firmware e software, ok? Perché se cambia anche una virgola bisogna riomologarlo con la nuova configurazione, dove è cambiata la virgola, dove può essere cambiato il firmware, dove può essere cambiato il software, ok? Quindi il concetto è proprio questo. L'autorità infatti, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, sta spingendo tantissimo sulla parte di formalismo documentale e di oggettivazione delle misure, perché nei confronti degli altri paesi NATO, l'autorità nazionale, parlo d'Italia in questo momento, l'autorità nazionale italiana ha delle responsabilità, perché se io tiro fuori un apparato classe A, d'accordo, che viene venduto in Romania, perché può essere venduto, se qualcuno lì me lo vuole andare a misurare, lo può fare. E se trova qualche problema, o se c'è un incidente di percorso, perché in realtà è NET, la NTA della Romania chiama la NTA italiana e dice: guarda che tu hai messo un certificato di omologa che dice che questo è classe A, ma guarda un po' le evidenze oggettive cosa dicono. La NTA italiana si deve un attimino precauzionare nei confronti di queste cose, quindi hanno messo in piedi un iter che adesso vediamo, che è molto molto rigido, e una di queste rigidezze è proprio il cambio di configurazione, cioè non si può cambiare configurazione conservando il medesimo certificato di omologa. Io ho un hard disk da 500 giga, ok, metto un tera, va bene, in teoria l'omologa è invalidata. Chiaro, cambia una vite, cambia il percorso di un eventuale potenziale guida d'onda. Ok? E da lì può spifferare un mondo elettromagnetico che magari è l'auto. E poi intercetto. E questa è una cosa vera, perché a me è capitato. Ok? E purtroppo è un mondo che è molto stringente sotto questo profilo. Tanto che vi faccio vedere questa flowchart che vedete lì, spero che leggiate un attimino quello che è scritto. Diciamo che noi veniamo, come ricerca e sviluppo, veniamo ingaggiati da una richiesta, no, di requisiti, siano essi provenienti da una gara, siano essi provenienti da un requisito di un cliente specifico. A quel punto noi dobbiamo presentare all'autorità la volontà di portare in certificazione barra omologa il prodotto che ci viene chiesto. C'è lo scouting per vedere il prodotto, o se lo dobbiamo fare noi,
Dopodiché dobbiamo generare un documento che è la pianificazione delle misure, okay, che diciamo all'autorità che vogliamo fare, per poter dire che quell'apparato, se faccio quelle misure e vanno bene, non emette informazioni classificate. Okay? E questo si chiama TTP, Tempest Test Plan. Quindi è un documento, dipende da quanto è complesso l'apparato, in cui viene descritto l'apparato, si individuano i punti deboli, si descrivono questi segnali fisici in termini di frequenze, bitrate e altri parametri, tempi di salita, di discesa e compagnia cantante, si manifestano le misure che si vogliono fare, si individua la procedura di test e si dice all'autorità: questo apparato con questo part number, altra cosa che hanno introdotto, l'identificazione univoca dell'apparato, part number, prima non era così, ultimamente solo quel part number avrà semmai l'omologa, e l'omologa sarà legata solo a quel part number per tutta la vita del prodotto, okay? Con quella configurazione. L'autorità riceve questo documento, lo valuta, ci risponde e ci dice: per noi le tue misure vanno bene, falle. Oppure ci può dire: guarda, noi riteniamo, dopo aver letto la tua elucubrazione, no, guarda, vogliamo che tu faccia in più anche questa misura, oppure che tu ne faccia una di meno. Cioè, può commentare liberamente, perché l'autorità sta per buona parte, per norma, anche al di sopra della norma. Cioè nella norma è scritto che l'autorità può prendere decisioni anche più restrittive di quelle che individua la norma, e a noi è capitato, ovviamente, non poteva essere diversamente. Dopodiché si passa a fare le misure, quindi noi, nel momento in cui ci viene approvato il TTP, possiamo passare a fare le misure. Nel frattempo è stato creato il prototipo dal nostro ufficio tecnico, abbiamo pensato a testizzarlo. Dopodiché, fatte le misure, messo a punto tutto quello che va messo a punto, devo generare, come tutti i laboratori che si rispettino, un report. Il report di misura, che viene chiamato Tempest Test Report. Questo è il secondo documento ufficiale che fa parte del corredo documentale dell'apparato in omologa. Realizzato questo Tempest Test Report, il campione che è stato misurato nei nostri laboratori si sigilla in un posto in attesa che l'autorità, quando riceve il TPR, dopo che lo ha valutato nella sua comunità, se gli va bene quello che è stato fatto, altrimenti ci dice di rifare alcune misure, ci chiede il tre minuti. Ci chiede il prototipo. Il prototipo noi lo dobbiamo mandare, fanno loro le stesse misure nelle loro camere, e se va bene ci danno l'omologa, se no non ci danno. Okay? Quindi questo è l'iter, no, che deve seguire una omologa in apparato. Vedete lì a fianco un'altra categoria di prodotti, che in realtà sono servizi che noi facciamo. Oltre a produrre apparati, progettare e produrre apparati Tempest, noi accompagniamo in certificazione sistemi, Dharma, satelliti, cifranti, qualunque apparato esso sia, non costruito da noi, ma costruito da esperti del mestiere, che però non sono esperti di certificazione. Quelli che vedete noi li abbiamo fatti, queste sono immagini pubbliche prese da internet. Quindi non è una cosa, diciamo, riservata, perché peraltro il Tempest è un mondo assolutamente riservato. Quello che vi sto dicendo si può dire, ma sarebbe da dire tantissimo altro che non si può dire, perché appunto è un mondo molto riservato. Quindi, per chiudere i miei tre minuti, l'altro messaggio che voglio mandare è che in termini di consulenza per portare, accompagnare in certificazione qualunque tipo di apparato, noi siamo organizzati, perché abbiamo una arriviamo da anni di progettazione hardware, firmware e software,
di apparati molto complessi, ma veramente molto complessi, che ci consentono di entrare molto velocemente dentro gli schemi elettrici, perché noi quelli poi dobbiamo vedere se veniamo ingaggiati. Generalmente la porto avanti io questa attività, e dobbiamo entrare dentro questi schemi elettrici, dentro il loro codice, dentro la loro architettura hardware, software, per poterla capire, poter generare il TTP, perché io, per dire che all'autorità che misure devo fare, io devo capire che cosa devo misurare, che cosa ho sotto mano. E a me, quando mi capita una lancia missili come là, io la lancia missili me la sono studiata, no? Tanto di schemi elettrici, tanto di manuale che mi hanno dato, ho redatto il TTP di 310 pagine, no? L'ho mandato all'autorità, l'autorità ha detto va bene, abbiamo fatto le misure in campo, no? Siamo stati su a rivolto, siamo stati, d'accordo? Per dire, cioè per dirne una, ma ne abbiamo fatte diverse. Quindi il messaggio che vi voglio dire: esiste una grande competenza nell'ambito del Tempest, ma soprattutto esiste un pregresso nell'ambito della progettazione hardware, firmware, software, compatibilità elettromagnetica, fisica dell'elettromagnetismo, che ci consente sicuramente di non avere paura davanti ad un problema. Cioè, noi davanti ad un problema non ci fermiamo, andiamo oltre, lo risolviamo laddove si può risolvere, oppure offriamo una soluzione alternativa. Io mi fermo perché 3 minuti forse sono passati. Non so se c'è qualche quesito, provo a essere di aiuto. Buongiorno. Buongiorno. Sono Exasi, Agenzia Spaziale Italiana. Sì. La sua presentazione è veramente ottima e io spero che lei abbia parlato già con il direttore generale dell'ASI o con il Product Assurance della stessa. Comunque, c'è un problema che non basta il prototipo, il part number. Io mi sono trovato problemi con anche con il software che i francesi fanno part number per l'hardware e poi ci mettono sotto una feature per quanto riguarda il software. Quindi altre volte invece bisogna fare di lotto. E lei quindi si trova il part number con poi il serial number che praticamente è un lot number, quindi bisogna starci un po' attenti a tenersi su un prototipo. Tutto qui, grazie. Allora, grazie intanto per il suo intervento, che peraltro è chiarificatore nei confronti anche di altri tipi di certificazioni che sono disponibili. È assolutamente vero quello che è stato detto, perché allora, io mi sono tenuto sul generico perché la catena è lunga. Sulla omologa l'autorità cita il part number con la descrizione. Noi nei nostri documenti citiamo anche la versione del sistema operativo che c'è, se c'è il sistema operativo oppure il firmware. Questo perché il software o il firmware, a seconda di quello che ci può essere sopra, va per sua natura di interagire con l'hardware. Laddove interagisce con l'hardware, attiva o disattiva dei determinati dispositivi al silicio. L'attivazione / disattivazione dei dispositivi al silicio tira corrente. La corrente che generalmente tira è una corrente che non è continua, perché i dati che passano sono alternanti, quindi 0,1, 0,1, e quindi c'è una variazione del campo elettromagnetico. La variazione del campo elettromagnetico genera, per il teorema di Poynting, ma anche per tante altre cose, genera flusso elettromagnetico attraverso una superficie chiusa, e a quel punto abbiamo fatto la variazione delle onde elettromagnetiche. Devo dire però che, siccome è così tutto tanto variabile, no, in funzione del codice, no, del firmware, software, per come usa l'hardware, ad un certo punto un punto lo dobbiamo mettere, quindi l'autorità ha deciso, no, di ricevere il prototipo, di fare tutte le sue misure, che possono essere anche più esaustive di quelle che io ho pianificato, no, o che fanno capo al Tempest Test Report che ho dato, e me l'hanno fatto parecchie volte, no, perché loro devono essere assolutamente sicuri di quello che poi dicono.
se il cliente decide, no, sulla sponte di cambiare il sistema operativo o di cambiare il firmware, lì nasce un illecito che non coinvolge però la società, perché la società ha congelato con atti, che peraltro sono pubblici, atti pubblici ma riservatissimi presso l'autorità, che stanno lì, d'accordo? La produzione nostra è controllata, noi siamo super certificati, l'avete visto prima con il collega Lorenzo Chiapponi, e quindi noi a un certo punto ci dobbiamo fermare ad un congelamento della configurazione. L'autorità la certifica, nel momento in cui io lo vendo con quell'omologa relativa a quella configurazione, altrimenti se di là non viene utilizzato così diventa un uso improprio. Ma questo è un po' per tutto. Mi sembra esauriente insomma la tua risposta, però c'è una domanda? Come si fa a dire no al generale Campodini? Non mi azzarderei mai. Noi ci dobbiamo mettere nella posizione dello spione, sì. Lei ha detto. Sì. A questo punto c'è anche una domanda di produrre cose che possano essere utili per spiare l'avversario? Fate qualcosa in questa direzione? Allora, noi non facciamo queste cose perché non ci sono mai state chieste, innanzitutto. Il Tempest in realtà, se è usato al contrario, potrebbe andare a spiare l'avversario, perché nel momento in cui io faccio lo spione dentro la mia camera Tempest del mio equipment under test che devo portare in certificazione, se questo equipment lo faccio diventare quello dell'avversario e mi metto sul furgone con la mia strumentazione, divento effettivamente lo spione con l'attrezzatura che stiamo dicendo. Un prodotto, perché forse la domanda era mirata a questo, cioè un prodotto che consenta di andare a fare intercettazione, ecco, usiamo questo termine, di informazioni sensibili, noi non lo facciamo. Ma anche perché per fare questo ci vogliono più o meno gli strumenti che abbiamo noi, che hanno quei pochi competitor che ci sono, che fanno il medesimo mestiere, perché le antenne ce le vogliono, e l'antenna tanto piccola non può essere. Diciamo un ricevitore che riceva quello che l'antenna tira fuori sul cavo, trasduce, no, sul cavo, ce lo vuole. E roba miniaturizzata non è che consenta tanto di arrivare a quella granularità che ci serve, perché noi non è che andiamo a sentire, diciamo, segnali forti, noi andiamo a sentire il pensiero delle zanzare, cioè, scusate il termine, ma per farvi capire, noi siamo sommersi da onde elettromagnetiche, d'accordo? Ma quello che noi andiamo a sentire è quello che in realtà non si riesce a percepire, e per questo ci vogliono strumenti così sofisticati e in certi casi anche ingombranti, che insomma ci vuole un bel baracchino per poter andare a massare. Ci siamo? Altre domande? No.